Amici del motorsport virtuale, bentornati da parte di Francesco Romeo e Domenico Veneziano. Siamo qui per l'appuntamento sul circuito di Silverstone, un circuito tempio della velocità dagli albori delle corse, ricavato da tre piste della RAF, mitica divisione da guerra aeronautica inglese, l'unione di tre piste, un circuito che è rimasto invariato per 37 anni, poi ha subito delle modificazioni per ridurre la velocità massima che spesso è stata al top per il mondiale di guida, quella vera. Cosa dire, un circuito fantastico, sicuramente velocissimo, oltre 230 orari nella guida pratica, nella guida concreta, quella vera, 5141 metri come vedete dalla sovraimpressione. 28 gennaio, teatro di questa gara, giro simulato fra Ernesto De Angelis e Ugo Miraglia. A te, Domenico, la parola. Beh, due piloti sicuramente al top delle loro prestazioni in questo giro di qualifica. Ernesto De Angelis conquista la pole su Silverstone. Vediamo invece Ugo Miraglia. La bellissima sequenza delle curve Copse, Maggots e Beckets, curve praticamente quasi da affrontare in pieno, curve in cui è necessario tenere il ritmo e soprattutto tenere la linea giusta nei cordoli. Andiamo verso la destrorsa piega della Chapelle, secondo settore che poi ovviamente porta all'Hangar Straits che state vedendo appunto. Qui siamo già nella bellissima curva della Stowe, un altro dei settori dove si fa il tempo a Silverstone, un'altra curva storica da pelo sullo stomaco, velocità sempre superiori ai 200 km/h. Adesso siamo nel settore della Club, la curva Club, mitica anche questa curva. Miraglia e De Angelis a questo punto ancora praticamente appaiati nei loro due giri di qualifica, eccezionali le loro prestazioni. Continua Francesco. Beh sì, certamente uno stile di guida molto simile, appena un po' più sottosterzo per Miraglia. Vediamo che sono praticamente sovrapposte le monoposto in questo settore, leggermente vantaggio De Angelis. Vediamo se se lo porterà in questa ultima curva Wout fino al traguardo. Vediamo De Angelis ultimi metri contro Ugo Miraglia, e sì, ce la fa di circa mezzo secondo, ce la fa appena mezzo secondo il range fra i due. Bellissima comunque la prova anche di Ugo Miraglia, che ha conteso un velocissimo come sempre Ernesto De Angelis primo con 1.21.171 dietro il compagno di squadra David Greco, 1.21.239 terzo Bettini, 1.21.468 quarto Miraglia, 1.21.584 quinto Marconi, 1.21.834 sesto Cantore, 1.22.056 settimo Pappalardo, 1.22.378 ottavo Ivan Cossetti, 1.22.552 nono Castronovo, 1.22.948 decimo Coghi, 1.23.048 e ancora Vito Conigliaro, 1.23.074 Tony Uzzo, Tornado F1, 1.23.170 Claudio Denti, tredicesima posizione, quattordicesima Matteo Rebulla, a seguire Max Natali, sedicesimo Mimmo D'Angelo, diciassettesimo Giorgio Di Palma e ancora diciottesimo Fabio Pinton, 1.26.679. Ci allontaniamo dai tempi delle prime posizioni. Roberto Laimo, 1.30.406 Donnini, a seguire in ventesima posizione. E tutto è pronto per partire. La soggettiva dei semafori al loro spegnimento simultaneo sarebbe via. Così è. Parte benissimo. E sono partiti, bella partenza di Giulio Bettini alla prima curva a destra. Sia De Angelis che Bettini hanno davvero preso benissimo la corda della Copse. Greco invece un po' attardato, ha perso lo scettro della seconda posizione. E ancora dietro Ugo Miraglia cerca, e vediamo qui la soggettiva di Bettini, cosa succede davanti? Quasi perde la macchina, riesce a tenerla con un controsterzo davvero bellissimo. È un testa a testa dei due in prima posizione, se la contendono in questa curva. Bettini riesce a superare De Angelis. E la Copse ha visto Bettini passare in testa. E vediamo un qualcosa a cui ancora non abbiamo assistito. Il primo dei contatti è già bagarre, Tony Uzzo. Tornado e perde il posteriore, un 360 completo per lui, ma comunque rientra in pista senza impattare con nessuno fortunatamente. Stavo dicendo prima, Giulio Bettini in prima posizione è veramente una novità. Vediamo la highlight cam, la partenza, Francesco. Un'altra delle novità di RFO 2008. Beh, cosa dire, è la partenza che ha visto Greco un po' attardato e ne ha approfittato Bettini. E vediamo dietro, abbiamo visto anche un'escursione sull'erba di una RF1 che addirittura toglie via l'ultimo cartello. E qui vediamo la derapata di De Angelis che recupera la vettura
in un sovrasterzo incredibile. Sembra veramente assistere a una gara di rally. Davvero, sì, una derapata controllata, sembrava una WRC piuttosto che una Formula 1, ce l'ha fatta a tenerla giù. Comunque poi è stato superato nel rettilineo successivo prima della COPS. Torniamo in diretta con il secondo giro, soggettiva bellissima del baffo anteriore della vettura di Fabio Pinton, team Orion. Un'altra novità, una new entry di questo campionato RF1 2008. Sfila Matteo Rebulla davanti a lui. Pinton subisce due sorpassi, anzi tre, nella stessa frazione. Beh, incredibile davvero. Mimo D'Angelo e Rebulla indiavolati davanti a lui, che tra l'altro perde lievemente aderenza. E ancora vediamo Koghi davanti a lui, Ivan Cossetti. Una sfida veramente all'ultimo metro. Nella sequenza della mitica sequenza Back Ex Magos e Chapelle, come va a chiudere la porta? Questa è una pista davvero dove, se si prende la scia, assomiglia molto a un rettilineo. E prende la scia a questo punto Alessandro Koghi all'esterno. Un vediamo cosa succede. Molto ambizioso all'esterno, ma chiude la porta, ha perso qualcosina, un tentativo comunque davvero coraggioso. Ma non lascia perdere Alessandro Koghi, cerca ancora Ivan Cossetti. Si era ritrovato nella linea giusta, ma rischia di essere poi superato all'interno. Dietro di loro Vito Conigliaro, che cerca di aprirsi un varco. Bettini, prima posizione, ancora David Greco non riesce a prenderlo, addirittura aumenta il gap tra di loro. Una situazione veramente inusuale per noi in questa gara di Silverstone. Soprattutto inusuale per David Greco, che ci è abituato a partenze davvero fulminanti e poi un ritmo inavvicinabile per chiunque. Ma sono sicuro che certamente non si lascerà sfuggire la preda e da qui a poco recupererà il gap e tenterà il sorpasso. Terzo giro, Fausto Pappalardo, davanti a lui Giuseppe Marconi, due piloti che si sono già ritrovati tante volte uno dietro l'altro. Un bel gruppetto, un bel poker, Miraglia, Marconi, Pappalardo e Castronovo, certamente non si risparmieranno. E vediamo come si avvicinano al rettilineo della griglia di partenza. Beh, fase finale, ultimo stint di questo circuito di Silverstone, dalla doppia curva a sinistra. Adesso siamo alla piega della Woodcote, la curva finale che poi porta sul rettilineo di partenza per un nuovo giro di questo Gran Premio tutti di Silverstone. Tutti e tre allineati cercheranno di prendere uno la scia all'altro. Vediamo cosa succede. Miraglia davanti a loro, ricordiamo un pilota che non è facile superare, chiude benissimo le traiettorie. E qui bisogna tenersi larghi per poi prendere tutto il cordolo all'interno della prima curva a destra, la mitica Copse. Un tentativo all'interno, adesso c'è la sequenza sinistra, destra, sinistra. Vedremo un poco cosa si riuscirà a fare, ma per adesso le posizioni restano congelate. E adesso alla frenata prima della prossima curva, andiamo a vedere se qualcuno riuscirà con una staccata a farsi avanti. Beh, Castronovo dietro si sta avvicinando moltissimo e qui vediamo Pappalardo veramente attaccato agli scarichi di Marconi, e davanti ancora Ugo Miraglia in quarta posizione, che praticamente potremmo dire fa da tappo in qualche modo nonostante le velocità siano davvero altissime. Dici bene Domenico, certamente chi gli sta dietro potrebbe tenere, almeno questa è l'impressione, un ritmo decisamente superiore. Per adesso è lui a dettare i tempi e vediamo. E nel frattempo maturerà. Vediamo Peppe Cantore che è all'interno e Giuseppe Cantore tira fuori lo smalto che lo ha fatto diventare vincitore RFO 2007. Non dimentichiamo che Cantore nello scorso appuntamento è stato sfortunato ed ha una voglia sovrabbondante di andare a prendersi un risultato prezioso. Castronovo qui dietro Fausto Pappalardo ancora in sfida con Giuseppe Marconi. Bellissima questa Marconi soggettiva on board di questo poker, ha fatto una miraria Marconi, Pappalardo e Castronovo, che stanno continuando ad attaccarsi senza soluzioni di continuità. E Pappalardo a questo punto si ritrova ad aver perso moltissimo terreno, davanti ancora Marconi che cerca di superare Ugo Miraglia, dietro di lui Vincenzo Castronovo agguerritissimo. Lo scorso appuntamento Castronovo coinvolto nell'incidente iniziale, questa volta sicuramente vuole riscattarsi, far vedere di che stoffa è fatto. Ma certamente sì, dici bene, lo scorso appuntamento è servito a far incamerare rabbia e agonismo a questo pilota che vuol far vedere che è dotato di velocità pura e che quindi oggi vuole ottenere assolutamente un risultato all'altezza delle sue capacità. Ed eccolo qua, dietro Marconi lo supera, va largo, non ce la fa. Ce la fa, ma poi ovviamente incrocia la traiettoria, perde direzionalità, è stato bravo a non uscire di pista e qui un contatto e un'altra forbice e riesce a passare.
riesce a passare Giuseppe Marconi, dietro di lui di nuovo Fausto Pappalardo e ancora dietro abbiamo Vincenzo Castronovo, Ivan Cossetti e tutti gli altri. Insomma, veramente i piloti si stanno dando filo da torcere l'un l'altro, chi sbaglia può provocare grossissimi guai. È un altro all'esterno, un altro sorpasso all'esterno, bellissimo Domenico. E ancora Fausto Pappalardo che riesce a avere la meglio su Vincenzo Castronovo, ma sono veramente tutti incollati, può succedere di tutto in questo giro. Ma questo dà l'idea del grande livellamento in alto dei piloti di RFO. L'anno scorso si assisteva a gap più importanti, invece quest'anno sono tutti lì a combattere, segno che il livello, l'upgrade dei piloti quest'anno è sensibilmente superiore. E intanto ricordiamo che Giulio Bettini ancora in prima posizione, saldo davanti a David Greco e comanda le operazioni, giustamente come dici tu. David Greco davvero non riesce per adesso a trovare il bandolo della matassa, e Vincenzo Castronovo riesce a superare Fausto Pappalardo. Ovviamente la regia si sta concentrando tantissimo su questo gruppo. Bella questa soggettiva. Si stanno dando battaglia l'un l'altro. A questo punto ancora una volta Giuseppe Marconi davanti a Castronovo cerca di insidiare la posizione, la quarta posizione di Miraglia. E guardate quanto spanciano queste monoposto, i frequenti contatti che provocano tante scintille, assetti abbastanza separati su una pista molto molto veloce, la seconda più veloce del mondiale di guida simulato, campionato di guida simulato. E ancora abbiamo Giuseppe Cantore dietro Alessandro Coghi. L'anno scorso sarebbe stato uno scontro un po' particolare, ricordiamo, scontro al vertice in Cina. Alessandro Coghi l'anno scorso riuscì a vincere una gara ricca di colpi di scena. Quest'anno ricordo benissimo quell'appuntamento quando Coghi riuscì a fare sua la gara battendo quel Cantore che sembrava pressoché invincibile in tutte le gare, ma lui fu proprio Coghi fuori pista per lui. Coghi, neanche a dirlo, il pianto greco da parte nostra, ovviamente involontario, riesce a non impattare. Comunque bravissimo, torna in pista, avrà perso 4-5 posizioni almeno, comunque confidiamo nella sua rimonta perché la velocità c'è di sicuro. Giro numero 9. Giuseppe Marconi al nono giro tenta ancora il sorpasso su Miraglia, ma sbaglia, va esterno. Sorpasso carta carbone come quello di prima, però anche l'esito è stato quello, ma si rifà sotto e guardate come si sfiorano, mamma mia, sono francobollati uno con l'altro. E addirittura Vincenzo Castronovo in questa bagarre riesce a superare due vetture in una volta e addirittura a portarsi in quarta posizione, quella quarta posizione che finora era stata proprietà privata di Ugo Miraglia. Sì, sembrava davvero un copyright di Ugo Miraglia, ma ha sovvertito tutto con un bellissimo sorpasso, una manovra delle tante davvero spettacolari di questo Gran Premio. E ancora Giulio Bettini in prima posizione, ricordiamo, sicuramente grandissimo quest'oggi, un terzo pilota che all'esordio in RFO F1 riesce a conquistare la prima posizione già per tanti giri. Ancora Giuseppe Marconi all'inseguimento. È un po' come la storia al football del panchinaro che entra e fa meglio il titolare. Guido Bettini sta seguendo questo cliché, oggi una prestazione mostro davvero la sua. Chissà cosa dirà a questo punto Dario Molino, che è, possiamo dire, in panchina quest'oggi a guardare i suoi compagni di squadra che si danno battaglia. Saranno quantomeno fumando le narici. Sicuramente. Come tariffa minima. E ancora vediamo Vincenzo Castronovo che prende strada, dietro di lui ancora scontri. Fausto Pappalardo dietro gli scarichi di Giuseppe Marconi e cerca di superarlo in tutti i modi, ma Miraglia prima di tutti chiude traiettoria e va largo. Cosa succede? Bruttissimo contatto, se l'è ritrovato davanti, non c'era davvero lo spazio per evitare, ha forzato un po' la curva Stai lì a giocare col fuoco. Giuseppe Marconi quest'oggi veramente infuocato, ma si trova fuori dall'asfalto. È finito qui la gara di Marconi, perché non potevano essere. E Mimmo D'Angelo si ritrova con un doppiato davanti Marconini e Mimmo D'Angelo, anche lui fine della gara, fine della festa anche per lui, e ha dovuto evitare, ha finito poi per impattare a muro. Comunque ci dispiace, un pilota veloce anche lui. Marco Donnini, ricordiamo, non è la prima volta per lui che mette fuori pista qualcuno. Già lo scorso appuntamento era proprio fermo sul cordolo e Cantore, un altro errore, un'altro in sequenza per lui purtroppo. Ne ha pagato le spese Giulio Bettini nella sua ancora prima posizione, dietro di lui il vuoto
entra ai box. Beh, davvero stupefacente questa prestazione di Bettini, che si è messo alle spalle fino adesso un talento puro come David Gregu, che ci aveva abituato a prestazioni incredibili tanto in prova quanto in gara, con un passo inavvicinabile. E beh, a questo punto David Gregu in prima posizione, ma vediamo Giuseppe Cantore dietro Ugo Miraglia, attenti al sorpasso. Bellissima questa lotta con Cantore, che si sceglie la linea migliore, ma si è vista la porta chiusa e adesso ci riproverà sicuramente. E Ugo Miraglia guarda gli specchietti, cerca di capire dove si vuole infilare. Cantore, ex campione 07. Lo studia, in questi casi è più difficile essere la lepre, perché devi impostare la traiettoria bene, devi guardarti dagli attacchi di chi sta dietro. Dietro di loro Bettini, che vuole sicuramente ritornare lì in cima, e subito dietro Miraglia. Beh, certo, dopo il pit stop Bettini è furibondo, diciamo all'attacco, certamente vuole tornare in testa. Perché David Gregu credo che approfitterà di questo particolare di fase della gara per fare giri veloci e mantenere il primato anche dopo la sua fermata. Eh sì, Bettini è rientrato in sesta posizione dai box, ma qui vediamo Alessandro Coghi, davanti a lui ancora una volta Ugo Miraglia, veramente un protagonista anche quest'oggi con anche le sue quest'oggi traiettorie. Dici bene, Interlagos pure aveva ben figurato, aveva dato filo alla torcia a tutti, E vediamo Alessandro Coghi, a quanto sembra vuole veramente incollarsi a lui. Vediamo cosa succede a questo punto. Bellissima questa soggettiva, davvero quasi a livello terra. Mamma mia che incrocio, tenta di superarlo nella piega dopo il traguardo. E contatto, erano davvero troppo attaccati. Fortuna che l'esito non è stato poi così brutto come la velocità poteva suggerire. Devo correggermi, la vettura contro cui ha impattato Alessandro Coghi era quella di Max Natali, compagno di squadra di Miraglia, la livrea della Elba Racing. Mi ha tratto in inganno. Beh, a queste velocità anche noi ovviamente ogni tanto andiamo in reset. E vediamo dietro ancora, vediamo il cosa avviene, cosa succede a questo punto. Al giro 29 un altro contatto, un altro baffo, un altro braccetto con relativa ruota di velta. E questa volta è proprio Ugo Miraglia. È l'altra macchina, adesso anche una serie di looping impressionanti, un tamponamento ad alta velocità, saranno stati in terza marcia in quello stint della pista. Bruttissimo il contatto, vedete come smette di funzionare la camera on board, è bruttissimo davvero questo impatto. La vettura è stata quella di Donnini, che devo dire ancora una volta provoca un danno non dovuto veramente alla sua negligenza quanto alla sua velocità nettamente inferiore rispetto agli altri partecipanti al campionato. Brutto epilogo per questi due piloti. Beh, vediamo che qui continuano a darsele di santa ragione, qualsiasi sia la posizione i piloti di RFO 2008 non si risparmiano davvero. E abbiamo Rebulla in ottava posizione contro Cosse, vuole conquistarla quel settimo posto. Rebulla lo fa passare alla cassa. Rebulla lo fa passare alla cassa e gli sta davanti, sembra avere un buon ritmo per mantenerla questa posizione. Guardate la interpretazione diversa, sembra avere avuto un piccolo contatto a muro Cossetti in questa sua traiettoria larghissima, ma la sua vettura già dalla grafica veramente aggressiva cerca nuovamente di prenderlo. E ancora vediamo un altro scontro interessantissimo, vediamo Castronovo dietro di lui, Giuseppe Cantore che cerca di acchiapparlo. Questa forse è la più bella sfida in assoluto, perché fino adesso è stata la più pulita. Cantore perde il posteriore, parlavo ovviamente di contatti fra di loro, qui ha perso il retrotreno Giuseppe Cantore come raramente gli succede, ha puntato molto con l'anteriore. E vediamo ovviamente ancora una vittima di questa curva. Francesco, deve essere qualche caratteristica tecnica che provoca. Ma lì sai c'è un trasferimento di carico e un cambio di direzione contemporaneo. Ti interrompo un attimo, De Angelis sembra con una gomma bucata, andremo a vedere. De Angelis ha forato un pneumatico e quindi dovrà necessariamente rientrare in box. Un colpo di scena, un altro degli epiloghi davvero avvincenti di questo appuntamento britannico. E andiamo a rivedere cosa è successo. È successo veramente qualcosa di brutto in pochi secondi. Vediamo cosa è successo a De Angelis. Vedete la gomma vagante di Natali. È stata un'appendice aerodinamica per bucato. Ha messo sotto la ruota un appendice carbonio tagliente che ha forato all'istante il pneumatico di De Angelis, come è successo più volte nella
nella formula quella vera, quindi ovviamente un forzato rientro ai box. E beh, questo per sicuramente il un campione grosso del mondo 2002 di guida simulata, un grosso upgrade tecnico. Quest'anno anche le appendici aerodinamiche, i detriti possono causare gravi danni alle vetture e sicuramente un aumento esponenziale del realismo anche nelle gare simulate. E Cantore brucia il motore, veramente non è destino per lui quest'anno. Cantore sì, gara sfortunata, inizio di campionato sfortunato, dopo il contatto di Interlagos adesso il suo motore rende l'anima, vediamo un davvero arrosto le bancate del suo V10, quindi niente da fare per Cantore. Ci dispiace perché stava dando vita a una bellissima lotta e peccato perdere uno dei protagonisti così. Fosse stato veramente lì dentro avremmo visto sicuramente un gesto di stizza. Avrebbe battuto il record mondiale di oltraggio al calendario, certamente. L'anno scorso ricordiamo anche Gattuso tentò di battere il record mondiale. Gattuso si è smadonnato in formato iper, quindi ci è mancato poco davvero che non desse gli schiaffi virtuali. Quindi. E a questo punto invece vediamo uno stranissimo scontro. Bettini in terza posizione, dietro di lui abbiamo Vito Conigliano, che è un doppiato, ragazzi, cerca però lo stesso di superarlo per sdoppiarsi da lui e per tenerlo in modo tale che il quarto in classifica attualmente, Vincenzo Castronovo, suo compagno di squadra, possa riuscire a raggiungerlo. Lo lascia sfilare e lo lascia sfilare, però c'è da dire che i driver di RFO si sono formattati addosso un agonismo incredibile davvero, qualsiasi sia la posizione che occupino non ci stanno a farsi sorpassare. Sessantesimo giro. E sta per tagliare il traguardo David Greco dietro David Greco zizzaga a centropista, felicissimo ovviamente, era stata insidiata per lungo tempo la sua vittoria da Guido Bettini, ma alla fine la legge di quello che per adesso è il più veloce pilota di RFO poi è stata scritta ed è stata rispettata da tutti. Giulio Bettini, terza posizione per lui all'esordio, veramente è il caso di fare un bel burnout. Io dico che il vincitore morale, per quanto possa servire, di questa gara è senz'altro Bettini, perché ha fatto paura a David Greco, ha comandato le operazioni per lungo tempo, ha fatto vedere delle traiettorie bellissime e pulite, quindi tanti complimenti a queste new entry del campionato RFO. Sicuramente ha fatto vedere che dei marziani come Greco e De Angelis possono anche loro avere paura oggi per ben 11 giri. Certamente David Greco oggi si è dovuto sudare la tuta per avere ragione di questo ambizioso pilota che senza alcun timore reverenziale ha fatto passare alla cassa per metà gara. David Greco che ha vinto in 1 ora 23 minuti e 6 secondi, a 3 decimi da lui De Angelis, ancora una doppietta per il team Netrex GP e ancora Giulio Bettini a 49 secondi, Castronova a 50 e poi tutto il resto dei driver doppiati: Rebulla, Uzzo, Conigliaro, Cossetti addirittura a due giri dietro, Pappalardo a 5, ha avuto però un grosso incidente contro Marconi, Alaimo a seguire 8 giri e infine una lunga serie di outside da Cantore in poi non classificati. Poi ovviamente ha fatto scalpore, ed è stato scalpore il cedimento del motore di Giuseppe Cantore, un inconveniente molto diffuso in questi campionati, un protagonista che purtroppo ha dovuto lasciare la scena anzitempo. E la prossima gara in Turchia, Francesco, qualche nota rapida? Un circuito fra i più moderni, anche quello ideato, progettato da Helmut Thiel, che è l'unico architetto deputato ormai a disegnare i circuiti moderni. Una pista di velocità medio-alta, molto ampia la sede stradale, un bellissimo impianto. Io credo che certamente si potrà vedere un gran spettacolo. A questo punto possiamo salutare tutti quanti, al prossimo appuntamento. Da Francesco Romeo e Domenico Veneziano un arrivederci al prossimo Gran Premio della Turchia. Ciao da RFO.